sempre l'Italia, là, naturalmente viene in mente la casa, la famiglia, il posto in cui si è cresciuti, in cui si è imparato. Ma se penso all'Italia nella sua generalità, penso alla varietà che ha, alla varietà di lingue, di culture, di caratteri, di persone, di caratteristiche. È tutta una varietà che sta dietro la lingua, la cultura che si conosce anche all'estero e che rende l'italiano una lingua ancora molto, potenzialmente molto ancora, che ha tanto da offrire e anche da crescere, da migliorare. Insegnare intanto è una passione, non è una passione che viene da lontano e da tempo, è difficile anche da spiegare perché viene da dentro. Quello che mi piace insegnare è insegnare le lingue perché insegnare le lingue significa entrare in contatto anche con altre culture, quindi insegnare non è solo dare un messaggio, no? È iniziare anche un dialogo con gli studenti, apprendere e far apprendere. Naturalmente poi lo scopo in questo caso è insegnare una lingua, una cultura come quella italiana, però anche iniziare uno scambio di conoscenza uno con l'altro delle proprie culture e delle proprie lingue. La finalità è quella di avvicinare naturalmente gli altri alla propria cultura, alla propria lingua, però è anche un modo di ricevere, di scambiare informazioni, opinioni, culture.